Violenza. Appena sentiamo questo termine, siamo automaticamente portati a pensare a delle percosse fisiche, come un pugno, per esempio. Ma sbagliamo. Soprattutto in casa, ma anche al lavoro e nella società in generale, si verificano continuamente episodi di violenza che si manifestano in diversi modi. Manipolare, sminuire, insultare, ma anche categorizzare una persona per il colore della pelle, per le credenze religiose o politiche. Banali azioni comuni che vengono spesso sminuite, ma possono ferire una persona. Il maltrattamento psicologico, emotivo, quello che tocca nel profondo, è una forma più subdola e invisibile, ma altrettanto presente e deleteria. Anche solo una piccola azione subita può provocare indelebili conseguenze alle persone. Ma che cos'è che porta una persona a diventare vittima di questi trattamenti e quindi a non essere capace di reagire? La prima caratteristica è la fragilità, che può per esempio derivare dall'età. Infatti, quando si è bambini non ci si rende conto di cosa è giusto e di cosa è sbagliato e ci si affida alle persone più grandi, di cui si pensa ci si possa fidare. E si resta in balia di queste, senza accorgersi che in alcuni casi quella a loro perpetrata si chiama violenza. Le azioni subite dalle persone fragili le rendono ancora più indifese, frustrate, sofferenti, e si instaura in loro la forte convinzione di avere poco valore ed essere destinati a venir maltrattati da chiunque. Nasce quindi un circolo vizioso di abusi e sofferenze da cui uscire non è facile. Le altre persone sono enormi e loro invece si sentono piccoli piccoli e non riescono più a fidarsi di nessuno. Tutto ciò porta spesso a un'inevitabile conseguenza, la ricerca di un rifugio sicuro, un posto in cui stare bene e non sentirsi più fragili e sottomessi. Per alcuni questo rifugio è rappresentato dalle sostanze. Le sostanze diventano la via d'evasione, la possibilità di creare un mondo personale in cui smettere di soffrire ed essere finalmente felici. La sostanza dà sicurezza e fa dimenticare gli insulti, la sensazione di essere diversi, quando qualcuno grida negri, grassi, siete degli stupidi, non servite a niente, buoni a nulla. Parole taglienti che rimangono impresse nel profondo della persona che, incapace di agire in altro modo, si rifugia nella cocaina, nell'eroina e ancora nell'alcol. Non ha importanza quanto male possano fare a lungo andare, ai loro occhi appaiono l'unico modo per stare bene, l'unica via di uscita, l'unica alternativa ad un mondo pieno di odio. L'unico mezzo che hanno per sentirsi finalmente forti e liberi come non lo sono mai stati. La violenza subita condiziona la mente della persona, semina la paura e raccoglie dipendenza, una trappola senza via d'uscita. All'interno della nostra comunità terapeutica si accolgono le persone e le loro storie. Si affronta l'argomento della violenza. Noi aiutiamo a capire l'esistenza delle varie forme e di come queste possano essere state fortemente causa della fragilità che ha portato l'alcol o le droghe nella loro vita. Si accompagnano i pazienti passo passo verso la via dell'accettazione e della consapevolezza di essere uguali agli altri e non inferiori e inadatti. Si aiutano le persone a modulare le proprie reazioni, a prevenire il rischio che replichino i modelli appresi. Spesso le vittime di violenza rischiano di trasformarsi in carnefici, incapaci di modelli diversi. Gli interventi degli operatori, il sostegno del gruppo dei compagni e delle persone care sono l'incentivo di cui hanno bisogno per cambiare vita. Il supporto e l'aiuto degli operatori favoriscono il racconto e l'elaborazione di quanto vissuto,
Convivere con pazienti che hanno percorso lo stesso cammino prima di loro è fondamentale per capire che un altro modo di stare al mondo è possibile e lo si può apprendere. Solo attraverso un ascolto attento, attivo e partecipato sarà più facile andare avanti. La condivisione delle proprie esperienze, di quanto subito durante il percorso di cura e nei momenti di gruppo, rafforza l'autostima, aiuta a renderci più forti dinanzi alle future situazioni della vita.